Salve, benvenuti all'Istituto Tecnico Gian Giacomo Marinoni, un edificio inaugurato nel 1992 con un'area verde di 30.000 metri quadrati. Quest'ultima, arricchita da circa 70 alberi che rappresentano le principali specie arboree caratteristiche della nostra regione, viene utilizzata anche come laboratorio all'aria aperta per l'attività di... Aspetta, aspetta! Dimmi, che c'è? Fermati. Ma... cioè, ma non vedi che si stanno annoiando? Davvero? Ci penso io, capito? Tranquillo. Partiamo col dire che nel 2014-15, mentre voi eravate su Musical.ly o robe genere, in questo istituto è nato un nuovo indirizzo, ossia grafica e comunicazione, nonché il mio indirizzo. Allora, cosa ho imparato? Ho imparato che odio il verde. Sto scherzando, ovviamente, dai. Allora, ho imparato ad esempio ad usare Photoshop oppure Adobe Premiere, oppure abbiamo creato diversi siti e questo video lo stiamo montando noi in questo momento. No. Allora, ok, fermo. Interessante, bravo, però fagli vedere qualcosa di più, no? Vabbè. Tipo? Non so, tipo... ci penso io. La scuola è ovviamente fornita di aule adatte per le lezioni. Ve le faccio vedere. Nell'aula di fotografia si realizzano... fotografie. I lavori per casa si basano sulla nostra creatività e dato che la scuola è munita di PC, macchine fotografiche, luci e quant'altro, si può anche lavorare direttamente qui. E poi c'è l'aula Mac, in cui si possono realizzare montaggi video, logo, tutti i progetti che ti preparano per un futuro da perfetto grafico. E infine la nostra aula migliore, quella dotata di tavolette grafiche che... ah, davvero? Dalla regia mi dicono che abbiamo un problema e a quanto pare quest'aula è ancora in costruzione. Ma con il vostro supporto potremo finirla. La scuola vorrebbe realizzare una nuova aula didattica per gli studenti di grafica. L'obiettivo è acquistare i materiali necessari per la realizzazione del progetto. Con il vostro contributo saremo in grado di acquistare 18 Mac Mini completi di tastiera e mouse, 18 tavolette grafiche Wacom Cintiq Pro 16, le penne digitali e bracci flessibili per sorreggere le diverse tavolette. In questo modo si intende migliorare il successo formativo degli studenti di grafica. E non solo, potremmo... Stiamo finendo la batteria. Ma in che senso? La batteria. Non ho capito, che ha... Sta finendo la batteria.